Bene amici, oggi scopriamo insieme l'Idea Marine 58 in versione open. Uno scafo di 5,80 m, motorizzabile anche senza patente, che si affianca alla versione walkaround. Adesso ci apprestiamo a effettuare una passeggiata a bordo per scoprire l'allestimento, ma voi ricordatevi di lasciare un like a questo video e commentare con la vostra opinione. Scopriamola insieme! A poppa troviamo montate due plancette aggiunte allo scafo che ci permettono di avere una superficie molto più ampia, con uno scaletto di risalita installato a scomparsa sul lato di sinistra. In questo modo riusciamo a sfruttare pienamente tutta la superficie. Al centro qui c'è la vasca di installazione del motore, motore che può andare da una potenza minima di 40 cavalli fino a un massimo di 130. Il rivestimento in questo caso è opzionale, è un rivestimento in EVA che ci consente di avere molto grip e quindi è molto più pratico muoversi a bordo, oltre a risolvere il problema delle macchie perché ovviamente è molto più semplice da trattare. In pozzetto troviamo un divanetto con forma lineare con al di sotto un gavone che ci permette di poter alloggiare non solo le batterie ma anche il serbatoio dell'acqua e quindi utilizzarlo come gavone tecnico. Vediamo qui al centro la predisposizione del foro per installare un tavolino perché guardate lo schienale della seduta si può ribaltare in avanti oltre a essere gavonato anche lui e ci permette quindi di creare un'area living, una dinette di poppa molto comoda e spaziosa. Ci aiuta anche il tendalino opzionale presente in questo allestimento per poter avere tutto all'ombra e quindi essere molto più rilassati durante le giornate estive. La plancia di comando lascia spazio alla personalizzazione perché in questo caso troviamo il display multifunzione ma è possibile installare anche altri strumenti a seconda delle esigenze, i bottoni on off spostati sulla sinistra e timone leggermente spostato sulla dritta. Quando siamo seduti vedete il parabrezza ci consente di avere piena protezione dal vento e in basso abbiamo un comodo gavone stagno dove poter lasciare all'asciutto gli oggetti. Passaggio a prua molto comodo in questa versione open perché giustamente non essendoci la cabina ci consente di sfruttare appieno tutta l'aria. Le murate sono molto alte, guardate qui arriviamo anche fin sopra il ginocchio e ci aiuta anche ad avere maggior protezione la battaiola molto ampia. Oltre al profilo in acciaio che segue la forma del parabrezza che ci aiuta ad avere una stabilità maggiore durante la navigazione. La prua è interamente rivestita di cuscini, in questo modo abbiamo un'intera area relax che occupa tutta la porzione anteriore della barca e in più c'è questa zona, questo cuscino che è possibile rimuovere per agevolare il passaggio. In questo modo possiamo scegliere se ampliare l'area relax oppure agevolare il passaggio, ad esempio in caso di manovre o movimenti comunque più rapidi. Al di sotto dei cuscini troviamo i gavoni che ci permettono di stivare tutte le dotazioni di sicurezza. Conclude l'allestimento il gavone dell'ancora che è soltanto manuale perché in questa versione non è prevista l'installazione del vericello. Quindi cari amici, questa è l'Idea Marine 58 Open. Come sempre, se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al mio canale YouTube, alla mia pagina Facebook. Lasciate un like e taggate le persone che pensate possano essere interessate. E per tutti i prossimi video ci vediamo sempre sul mio canale.